Monica Priuster, capitano, protagonista, portiere di questa nazionale di pallamano, avete vinto facilmente con il Kosovo. Cosa avete provato soprattutto in vista delle partite che giocherete con l'Ucraina? Ma io penso che abbiamo provato sia la difesa che l'attacco, cioè vedendo che ovviamente dopo domani ci sarà l'impegno contro l'Ucraina, abbiamo ruotato tutte le giocatrici un po' per provare cose diverse, ovviamente per poter farlo bene poi a Folonica. Come siete trovati qua a Cieca? Come avete visto questo Palasport? Tanti ragazzi della Flavione, squadra di Cieca, sono venuti a sostenervi. Sì, ho visto tanta passione della pallamano, ovviamente abbiamo visto tanti ragazzini, anche famiglie che sono venuti a sostenerci, è sempre bello vedere cose del genere, ovviamente per il nostro sport. Qual è la cosa più bella e la cosa più meno bella che hai visto dalla tua squadra quest'oggi? Ma penso che la cosa più bella è che siamo un bel gruppo, tutte unite, comunque hanno giocato tutte quante. Meno bella non saprei dirti sinceramente, perché ovviamente c'era poco tempo da provare anche le cose, quindi piano piano ci prepariamo per queste gare e vabbè, mancano ancora 2 giorni, quindi ci prepareremo al meglio. Erika Manuzzella, un evento organizzato dalla Federazione in collaborazione con la Flavioni, com'è stato vivere questa giornata? Beh, un'emozione grandissima, insomma, ospitare la nazionale italiana per noi è un successo, soprattutto vedere, insomma, sugli spalti anche i ragazzi più giovani, è un bellissimo risultato. Qual è la giocatrice che più ti ha impressionato in questa gara? Ma credo tutte, stanno a livelli nettamente superiori ai nostri, quindi chiunque ha fatto un ottimo risultato. Quindi è una partita molto bella. Cosa ti è piaciuto di più di questa gara? Ma la sportività, il livello, il vedere comunque giocatrici che veramente sono per noi degli idoli, e ospitarli qui a Civitavecchia è un grande successo.